Matteo, Matteo. Governo Renzi, che sembrava la rivoluzione di cui avesse bisogno il Paese contro quello, i disastri fatti dal governo Monti e dal governo Letta, si è dimostrato niente di meno che in continuità con quei due governi, cioè ha aumentato il declino dell'Italia invece di invertire la tendenza, tanto è vero che la forbice nei confronti dei paesi più sviluppati, che ha cominciato ad aprirsi nel 2011, ha continuato ad aprirsi e non c'è nessuna tendenza al recupero, al riaggancio dei paesi più sviluppati del mondo. Questo è evidente, noi cresciamo meno della media europea, abbiamo il debito pubblico che continua a crescere sia in termini assoluti sia in termini relativi al PIL, abbiamo la spesa pubblica che continua a crescere nonostante la conclamata spending review che non è mai partita, abbiamo una spesa pensionistica, visto che l'abbiamo citata, fuori controllo, non ancora messa in ordine. E poi quindi la riforma del catasto, quindi questa inversione di tendenza, questa inversione di tendenza non c'è stata. Il governo Renzi ha fallito ed è giusto dare il potere a chi invece propone una ricetta radicale di svolta vera, anche se dolorosa, a questo paese che altrimenti è destinato a un declino inesorabile. Allora, Puppato, bisogna fare un bel respiro, oggi sono anche vestita di arancione, tanto pensiero positivo, via, abbiamo sentito una serie davvero di incredibili informazioni, date così come tutte se fossero vere. Allora, no, adesso andiamo a documentare, cioè, il vero, perché sennò andiamo a documentare il vero, perché sennò io documento adesso. Allora, perché con la questione bufale Renzi io ci marcio ultimamente, Posso? Prego, ti appuffate. Allora, il tema è questo. Uno, Marchionne, nel momento in cui Renzi viene, come dire, in Confindustria Veneta piuttosto che si reca da Marchionne e ringrazia gli imprenditori che vogliono credere in un paese nel quale, voglio ricordare, fino al 2013 le imprese sono fuggite e hanno continuato a fuggire in parte anche fino al 2014. Quindi per invertire una tendenza che ha visto il nostro paese essere uno dei paesi da cui, per l'appunto, grazie alla massa di burocrazia, alla massa di tassazione, certo non promossa e prodotta da noi, visto e considerato che chi aveva governato il paese fino ad allora si chiama Berlusconi, no? Allora il tema Monti eletta, ma Monti eletta l'ha governato dal 2013, il declino è iniziato nel 2011. Il declino, certo. È cominciato dal 2006. No, nel 2008 il PIL di tutti i paesi. Allora, se mi interrompi, poi io interrompo te, facciamo così, perché non è che le cose giuste, dille tu le cose giuste, perché la crisi micidiale che nel 2011 quella Del 2011 ha portato il capo dello Stato a dover scegliere di chiedere un passo indietro a Berlusconi, va bene, è stata una crisi che ha portato l'Italia sull'orlo della bancarotta internazionale. Monti, quindi, ha portato l'Italia. No, Monti è stata la salvaguardia che abbiamo utilizzato, me lo ricordo, grafici, perché veramente siamo all'incredibile. Il problema è che, come tu ben sai, le enormi responsabilità politiche che voi avete avuto hanno portato al collasso l'Italia, hanno portato la classe dirigente, come dire, ad essere praticamente mandata a casa e hanno contestualmente dovuto far fare a chi ha ripreso per i capelli un paese che stava scivolando nel baratro. Cioè, Busin c'ha il grafico, se non so se riesciamo... Te lo dico io il grafico. Perché se lo ricordano tutti gli italiani il grafico con lo spread e con i mutui che erano andati alle stelle e con il debito pubblico a 2.100 miliardi l'anno. Il tema è che questo paese è stato ripreso per i capelli prima grazie a Monti e poi grazie a Renzi. Adesso dimostro cosa. Ora il tema cos'è? Il tema cos'è? Che le responsabilità vanno definite. Per cui se io voglio creare occupazione, l'occupazione non lo crea uno Stato. Noi non siamo nella Unione Sovietica del 1950, non creiamo occupazione noi come Stato. Anzi, avevamo una bulimia, una quantità impressionante di lavoro pubblico anche rispetto, diciamo, allora, Renzi, alle necessità del paese. Macchia, con la spada, con l'else in mano, vorrei completare però, perché non è che guardiamo i grafici suoi. Lui mi interrompe, dice le sue cose, nessuno lo interrompe, io parlo per 2 secondi e vengo interrotta continuamente, capiamoci, perché sennò non va mica bene. Allora il tema è che ovviamente e giustamente è venuto a dare fiducia, a restituire fiducia alle imprese che sono l'unico, fino a prova contraria, sistema occupazionale che esiste per riuscire a far rinascere l'occupazione nel paese. Voglio ricordare che avevamo meno di 22 milioni di occupati e oggi, grazie a Renzi, grazie al governo, grazie al Jobs Act,
grazie alla pubblica amministrazione che sta facendo una serie di investimenti sulla trasparenza e sulla riduzione dei costi per cittadini e imprese, abbiamo quasi 23 milioni di occupati di nuovo, il che vuol dire che perché se paghiamo le pensioni al futuro, che dobbiamo anche pensare che qualcuno lavori in questo paese, perché se no tutti parlano e nessuno lavora. Primo. Secondo, dobbiamo renderci conto che se abbiamo il primo paese al mondo per le rinnovabili, 43% della nostra attuale energia consumata viene dalle rinnovabili. Non siamo il terzo o il trentesimo, siamo il primo paese al mondo. Vuol dire che l'eco bonus che abbiamo messo noi e che sta funzionando e che abbiamo stabilizzato fino al 2020. Allora, un sondaggio, uno sia per la Huffington Post e l'altro fatto da Ipsos, insomma in questi giorni si sono scatenati tutte queste grandi aziende che fanno sondaggi, insomma per l'80% degli intervistati, poi bisogna sempre vedere quanti sono stati intervistati, insomma il governo Renzi avrebbe perso un po' di credibilità, e per 4 intervistati su 10 il governo Renzi insomma sarebbe fischiato con le lobby. Allora, questo perché? Questo alla luce di tutti i casi che ci sono stati, se vuoi un po' perché c'è stato il caso del ministro Lupi, che poi andremo a vedere lì come andrà a finire, poi adesso il caso della Guidi, insomma ne risente tanto Busin. Voi subito siete partiti, dimissioni di Renzi, non vi sembrava vero, eh? Vi si è presentato appena appena il collo scoperto e zac! Beh, ma io credo che in un paese cosiddetto civile o evoluto, democratico, uno scandalo come quello che è successo al governo Renzi attraverso il suo ministro Guidi, avallato. Però lei si è dimessa, cosa che non è successo con altri governi. Ma doveva dimettersi tutto il governo, mica Guidi. Allora, quello che viene reso pubblico attraverso le intercettazioni o l'attività della magistratura di Potenza è solo la punta ovviamente dell'iceberg, ma è sintomatico di un comportamento che ha il governo, che è quello che dicevo prima, cioè di un governo estremamente debole nei confronti dei poteri forti, chiamali finanze internazionali, chiamali Commissione Europea, chiamala Merkel, Fondo Monetario Internazionale, grande industria, eccetera, petrolieri o banche che siano, è un governo debole che si appoggia, che fa delle sparate. È molto forse efficace a fare delle sparate, delle promesse elettorali che poi sistematicamente non mantiene, ma è molto debole nel governare nell'interesse della generalità. Però ha fatto, non possiamo non negare. Ma cosa ha fatto? Abbiamo 7 milioni di poveri, siamo un paese in Europa con il maggior numero di poveri. Ma questo 7 però milioni. Nell'onda lunga abbiamo della abbiamo il tasso di occupazione più basso d'Europa, sotto il 60%, la Germania ce l'ha al 72%. Abbiamo recuperato. Ma cosa avete recuperato? Stiamo aumentando. Allora, la forchetta che ci separa, il divario che ci separa dai paesi più avanzati con il governo Renzi è aumentato e aumenta anche nel 2016. Noi cresciamo meno della Francia, cresciamo meno della Germania, cresciamo meno della Spagna. Il nostro distacco nei confronti dei paesi più progrediti, del famoso G7 a cui ci onoravamo di far parte fino a prima del 2010-2011, ormai lo salutiamo da lontano e abbiamo preso una deriva che assomiglia più a quella greca che a quella... Quando ci hanno tirato le monetine ed eravamo tra le potenze mondiali. Ma io vedo solo fallimenti in questo governo. Datemi un segnale di inversione di tendenza, datemene uno. Abbiamo appena visto la quantità di lavoratori, per esempio. Ma è già evaporata perché vengono a mancare gli incentivi della decontribuzione che c'è stata nel 2015 e si è già fermato il trend di aumento dell'occupazione. È leggermente in aumento il tasso di disoccupazione. Allora, abbiamo un giovane su 4 dai 15 ai 29 anni che non studia e non lavora. Abbiamo una disoccupazione giovanile che è inferiore solo a quella della Grecia, che è vicino al 40%. Ma mi dite dov'è l'inversione di tendenza? Allora, abbiamo appena visto un DEF, chiudo subito, scusami Pupato. Abbiamo appena visto pubblicato, e oggi è arrivato alle Camere, il DEF che ha aggiornato i dati che aveva già presentato a settembre. Ma rispetto a settembre, il documento economico-finanziario, perché se allora, la gente a casa dice DEF, DIF, è un documento che diciamo fotografa la realtà. Allora, già da settembre, quindi non parliamo di 10 anni fa, settembre del 2015, il PIL era previsto in aumento dell'1,6. In questo DEF di oggi è previsto all'1,2, il Fondo Monetario Internazionale lo dà all'1%. In questo DEF, e quindi in calo ovviamente, speriamo di arrivare a fine anno all'1%, per me arriveremo anche sotto. In questo stesso DEF l'inflazione è prevista all'1% quando sappiamo benissimo che è addirittura in deflazione in 34 città capoluogo in Italia, no? Quindi al massimo è vicina allo zero o leggermente superiore allo zero l'inflazione. Con queste condizioni il rapporto debito
PIL, il debito che è il nostro grande male che non riusciamo a curare, il rapporto debito-PIL continuerà a crescere anche quest'anno perché avremo bisogno di una crescita superiore Renzi, al 3%. Quindi, non di tutto quello che ci portiamo non è colpa avanti del governo Renzi, è il governo Renzi si è dimostrato inadatto, incapace di invertire una tendenza. Quindi è inutile tanto quanto il governo Letta o il governo Monti, cioè dannoso, perché quando si è inutile si è dannosi. Così ci torniamo a uscire dall'Europa per insussistenza dei criteri economici.